Ragazzi, ciao, rieccoci qua, siamo su Brawl Stars, sull'account sviluppatore, finalmente, le ultime tre abilità stellari, Tick, Bo e Corvo. Ragazzi, rispondo già a una domanda che mi farete qua sotto al video. Quando è il prossimo aggiornamento di Brawl Stars? O meglio, quando è almeno il prossimo Brawl Talk? Vi dico che Frank, il game leader di Brawl Stars, quindi staff di Supercell, ogni tanto streama su Twitch, e sta cosa è bellissima, c'è un canale su Twitch, a volte gioca, anche con i follower tra l'altro, ha ribadito più volte in streaming che non può assolutamente dare alcuna informazione su quando ci sarà l'update, quando ci sarà Brawl Talk e nemmeno info sull'update, ok? Quindi sapete benissimo che ogni volta che c'è un nuovo update, uno sneak peek o qualsiasi cosa sul mio canale trovate sempre tutto, sia di Brawl di Clash Royale. Quindi non abbiamo ancora date, state tranquilli, vi aggiorno io. Vedrete il video sneak peek sul canale appena abbiamo qualcosa, immediatamente. Ragazzi, partiamo da Tick, ok? Tick è un brawler che io odio, perché è abbastanza facile da utilizzare e dà troppo fastidio con queste bombe che ci mettono anche un bel po' a scoppiare. E visto che sono tre le bombe, la cosa è ancora più odiosa. Passiamo da ripristino alla nuova abilità ricarica automatica. 15% in meno a ricaricare i colpi. I colpi sono 3. 15% in meno per ogni singola munizione per ricaricarsi, e la cosa è piuttosto interessante. Prima di provare questa nuova abilità stellare, lasciamo un attimino il ripristino. Tengo quella normale, giusto per farvi vedere nel campo prova la differenza, che penso sia la cosa più importante da far vedere in un video anteprima del genere. Guardate ragazzi, questa è una singola munizione, guardate quanto ci mette a ricaricare. Contiamo i secondi. 1, 2... Circa 2 secondi è qualcosa. Lanciamo tutte e tre le munizioni. 2, 3, 4, 5, 6. Circa 6 secondi per caricare tutte e tre le munizioni senza la nuova abilità stellare. Vediamo con. Abilitiamo ricarica automatica e vediamo che cosa ci combina. Notate raga la velocità. Guardate. Sarà ancora più facile spammare con Tick praticamente. Guardate, questo è il singolo colpo. Avete visto? Guardate quanto carica veloce. Contiamo i secondi con tutte e tre le munizioni, giusto per darvi un'idea generale, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Circa 5 secondi. Un secondo in meno in totale. Non è poco, non è poco, perché ripeto, con Tick spammare le bombe è abbastanza semplice, soprattutto nelle mappe in cui abbiamo visto anche nella live di ieri, durante il campionato della World Championship, vi aspetto anche domenica che farà un'altra live, abbiamo visto che dietro al muretto, ragazzi, Tick è praticamente OP, dà tanto tanto fastidio. Guardate la munizione quanto ci mette a ricaricare. Non so se sono contento o meno per questo Tick, sarà perché a me non piace tanto come brawler, ma sono gusti. Fatemi sapere la vostra, ma passiamo raga, passiamo al prossimo brawler. Facciamo Bo, perché penso che sia quello più interessante, almeno secondo me per l'episodio di oggi, ma sarete voi poi nei commenti qua sotto a scrivermi quale abilità vi piace di più dell'episodio di oggi. Eccolo qua Bo, passiamo da Occhio d'Aquila, signori, ad Agguato. Le trappole esplosive di Bo, attenzione le trappole, le mine quindi, stordiscono i nemici per 2 secondi invece di sbalzarli via. Ragazzi, le mine che stordiscono i nemici, lo stun in inglese. Vediamolo subito ragazzi, lo vediamo immediatamente. Però non posso farlo nel campo prova perché i robot sono fermi, anzi forse l'effetto rimane comunque. Vediamo, poi passiamo a vedere anche con i bot, ok? Eccola qui. E lanciamo la mina così, vediamo. Ok, si vede anche qua lo stordimento. Lo stordimento con queste scintille, queste stelline sopra al nemico. Interessante ragazzi, interessante e aggressivo. Raga, brutta cosa. Lo stordimento è una cosa odiosa. Non c'è niente di più odioso di uno stordimento in qualsiasi game. E Bo lo fa. E la cosa negativa è che non solo lo stordisce, ma gli fa anche danno se non sbaglio, guardate. Boom! No vabbè, no ragazzi, no, danno più, no vabbè, vediamo, danno più stordimento è una cosa bruttissima. Cosa succede se un brawler nemico passa su due mine di Bo? Lo stordimento si accumula oppure no? Attenzione, facciamo l'analisi di questa cosa che penso sia ben importante per la nuova abilità stellare di Bo. Cercherò di farlo qui ragazzi con i bot, quindi spero davvero di riuscire a farcela. Mi sblocco la ulti subito e provo a lanciare le mine lì al centro, in modo che magari faccio il taglio ragazzi così, easy. Penny, attenzione, 1, 2, 4 secondi raga, funziona, funziona, 4 secondi di stordimento. Lo stordimento ragazzi si accumula,
ogni volta che scoppia parte automaticamente il count di 2 secondi allo scoppio preciso immediato della mina. Questo, raga, direi che è importante ed è da sapere assolutamente. Quindi, ragazzi, fate attenzione, perché se passate su tutte e tre le mine può arrivare fino a 6 secondi di stordimento, perché contate che c'è anche il tempo dell'esplosione, ok? Se siete già storditi e passate già su un'altra mina scattata, quella più vicina, partono altri 2 secondi. Poi, se avete qualche dubbio, scrivete pure qua sotto nei commenti. Raga, interessante ma molto aggressivo, molto pericoloso. Molto pericoloso, molto pericolosa come meccanica. Non so, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Boh, a me piace un sacco, ma penso sia un po' troppo. Penso sia un po' troppo. Non per il fatto dei 2 secondi, ma per il fatto che le mine sono 3, ok? Quindi sapete che non è sempre facile scappare da una mina che sta per scoppiare, perché magari c'è già l'altra davanti ed è un problema. Quindi se già si accumula si può arrivare a 6 secondi di stun praticamente... RIP! Aspetto la vostra, passiamo a Corvo. Ed eccolo, signori, tocca a lui, tocca a Crow. Passiamo da Super Tossine, in cui, attenzione, i nemici provocano il 10% di danno in meno quando subiscono i colpi di Corvo, quindi un indebolimento a Corvo Avvoltoio. Corvo infligge 100 punti danno in più sia con l'attacco base che anche con la super ai brawler con salute pari o inferiore al 50%. Quindi se toglie 420 danno per pugnale o con la super anche qui 420, ragazzi, arriviamo a 520, quindi un piccolo buff a Corvo per ogni brawler che c'ha meno di 50% di vita. Immaginate, ragazzi, avete davanti un Bull con il 40% di HP, ok, e sono già 100 in più. Questo vuol dire che scende ancora meno del 40%, lo colpite ancora e sono altri 100 in più, quindi in realtà anche qui si accumulano un bel po' di danni per questo Corvo con 100 in più di damage. Non è male, raga, perché forse all'inizio avrete pensato 100, così poco? Semplicemente in realtà no, perché sempre, ogni volta che il brawler nemico sta sotto al 50% di vita, ogni volta il nostro danno è 100 in più. Mettete, ragazzi, che sotto al 50 lo colpite 7-8 volte? Sono già 700-800 danni in più, ok? Allora, facciamo un piccolo test velocissimo. Andiamo dal nostro caro robot. A 4000 HP gli togliamo 420, lo mandiamo sotto al 50, ok, e boom, 520. Wow, ok, facciamo un test anche sul nostro robot principale. Lo facciamo scendere, boom, guardate, i danni sono aumentati, ok? Tutto chiaro, ragazzuoli? 520, eccolo lì, lo attacco dal più lontano così riusciamo a vedere bene il 520 che parte, eccolo lì. Boom, ok? È interessante, ripeto, per il discorso che ogni volta che stanno sotto la 50 i danni sono 100 in più. Quindi anche qui c'è sempre una reazione a catena, sempre più danni, 100, 100, 100, 100, fino ad arrivare magari ad 8 colpi per buttare giù un brawler con tante HP, quindi merita. GG, ragazzi, questo è per quanto riguarda il nostro corvetto. Ragazzi, eccolo qua. Dunque, questo è il video di oggi, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile soprattutto vedere la cosa di Bo. Grazie mille per la visione, ragazzi, noi ci vediamo domani come sempre con un nuovissimo video. Ciao, ragazzi, passate una buona serata per chi sta guardando il video di sera, sono a buongiorno per chi sta guardando di mattina. Ciao, ragazzi.